vita è un film che qualcuno mi ha raccontato l'inizio e nessuno potrà mai sapere quando finisce. A me mi hanno buttato a mare a 6 anni, che avevo 4 anni e mezzo. L'ho preso e buttato, o affoghi o nuoti. Quelli erano i sistemi allora, non c'erano le scuole di nuoto. È stato un talento che si è formato da solo, ha l'istinto motorio evoluto. Così come lui ha imparato a nuotare dopo essere stato buttato in acqua con una corda, e da questa caduta in acqua lui ha sviluppato il crollo. Carlo, quando nuotava, non creava turbolenza intorno. Questo significa che lui aveva una sensibilità periferica, tattile, per trovare la minore resistenza all'avanzamento in acqua. Come oggi, la tecnica della partenza è profondamente differente di quella che faceva Carlo, si facevano i tuffatori di quell'epoca. Io nei 50 metri, stile libero, facevo i tempi di adesso dei campioni del mondo. A 100 metri, siccome fumavo, 70 metri, 80 metri, che finiva in buonanotte. Ha fatto i suoi record italiani senza allenamento praticamente. Io penso che sia stato, e ne ho la certezza, l'unico nuotatore che riusciva a nuotare sul minuto, sotto il minuto, senza allenarsi. Se non avessi fumato e mi fossi allenato meglio, forse sarei stato fra i primi 2 o 3 al mondo. Lui nuotava per piacere di nuotare, appena questo gli costava fatica, lui interrompeva. Ora, questa è una presunzione strana questa che ti racconto, però è una componente di tutta la mia vita. Uscendo dall'acqua, Crugnola, che era un nuotatore radista della Lazio e anche allenatore: ma come, tu che nuoti in un minuto i 100 metri mi fai 2,30 sui 200, avresti dovuto fare 2,10, 2,8. Carlo, io sono un centista, gli altri 100 metri ve li ho regalati. Però le cose venivano automaticamente, non so se ho reso l'idea. Io non mi allenavo e vincevo. 1943. Io sono andato a fare i campionati italiani allievi a Trieste e mi ricordo che rientrammo col treno alle ore 9 del mattino. Io sono arrivato alla stazione di San Lorenzo e alle ore 10 hanno fatto il bombardamento con circa 3.000 morti a San Lorenzo.